Allora, Fabio Fiesole e Stefania Cacciani. Più che un'intervista, questa è una denuncia che presentano due candidati rispettivamente al comune e al municipio 1 di Roma. Fabio Fiesole, sì. Candidato al comune. Buonasera a tutti. Io volevo esprimere tutta la mia solidarietà ai cittadini romani che questi giorni stanno ricevendo delle cartelle esattoriali per quanto riguarda la Tari, perché è vergognoso che una città come Roma si paga la tassa dell'immondizia molto cara e ahimè a volte queste tasse arrivano con ritardo e con la mora, quindi la gente si vede ricapitare a casa la cartella esattoriale pure con la mora. È una cosa che non è più sostenibile. Quindi la spediscono già in ritardo? Sì, puntualmente questi la spediscono in ritardo e chiedono ai cittadini che già sono tartassati dalle tasse comunali senza avere un servizio idoneo per questa città. Senta, stamattina sono passato da via Capodafrica, una delle sedi dove sono gli uffici AMA, gli uffici per il pubblico. Ho notato una sorta di ressa, pare che ogni due per tre chiamino le forze dell'ordine per via delle reprimende, via delle scaramucce con l'utenza che in maniera violenta reclama contro la municipalizzata. Ne è al corrente? Sì, ahimè, io tutti i colleghi che stanno lì in prima linea, che loro ahimè non hanno questa colpa, ma bensì la colpa è a monte. Quindi dico perché cittadini... diciamolo, lei innanzitutto lei è un dipendente dell'AMA. Sì, io sono 24 anni che sto in AMA, quindi conosco bene la situazione AMA. Quindi la problematica le è nota? Sì, mi è nota. E esprimo tutta la mia solidarietà a quei colleghi che stanno dietro quelle vetrine, perché loro non sono, in quel momento rappresentano sì l'azienda e quindi il cittadino si scaglia contro loro, ma loro non sono la problematica, loro sono dei dipendenti messi lì per svolgere un ruolo. Quindi questa cosa va vista a monte e io oggi, come con me Stefania Cacciani è del primo municipio, prendo un impegno ben preciso. Cioè quando si andrà al comune tutte queste situazioni vanno riviste e vanno riviste bene, perché è giusto che il cittadino paghi una tassa per l'immondizia, ma è pure giusto che ci deve avere un servizio idoneo a questa città. Ma una curiosità, ma possibile? Io ricordo quando c'era Marino sindaco, si diceva che raccogliere l'immondizia a Milano costa 5 volte, 10 volte, 20 volte quanto a Milano, quanto a Bologna, ma è possibile che non si riesce a dire quanto costa raccogliere l'immondizia a Roma? Soprattutto, è possibile che non si riesce a stabilire un costo per unitario per la raccolta dei rifiuti, sia differenziati che normali? Possibile, ma come mai questo prezzo intangibile a Roma? Ma sa, a Roma non lo possiamo paragonare a Milano, è tutta un'altra cosa. Cioè, Roma è articolata a un territorio molto maggiore di Milano, non è come Milano che diciamo ci hanno molto meno problemi di Roma, e poi si sono inventati questa differenziata senza avere i mezzi, gli stabilimenti idonei e il personale. Quindi risultato, un servizio scadente, molto costoso e dannoso, oneroso ai cittadini romani. Quindi questo va tutto riorganizzato. Io ho presentato un piano ben preciso su AMA, quindi vanno limitati gli sprechi. Io da un semplice, diciamo, dettagliato, semplice studio ho fatto attraverso l'azienda, solo per quanto riguarda i mezzi, attrezzature, pezzi di ricambio e mezzi, si va a risparmiare una cosa come 160 milioni di euro. Voi capite bene, con 160 milioni di euro risparmiati, cosa può fare il servizio della rete urbana reinvestendoli senza lucrare sul cittadino. Una persona ci ha detto che a Roma non è scoppiato un caso come Napoli per i rifiuti, perché nelle borgate hanno ancora qualcuno la sana, tra virgolette, abitudine di bruciargli la monnezza. Beh, queste cose succedono, questi episodi in certi quartieri periferici,
laddove la gente è esasperata quando vede che non passano i rifiuti, c'è un pezzo di terra e se la brucia. A volte succede pure questo, però io tengo a ribadire che l'impegno è ben preciso, noi siamo molto esperti in materia, quindi io dico che l'AMA va riorganizzata e riorganizzata bene, va iniziata da sopra fino a scendere all'ultimo dei caposquadra e dei capozona, che è a livello clientelare e non per meriti. Vanno messe le persone giuste ai posti giusti per far funzionare un servizio idoneo per la città e per i cittadini. Questo è un impegno che io prendo proprio come persona. Grazie. Come candidato. La ringrazio. Ora, cara dottoressa Cacciani, lei è candidata al primo municipio, ma lei di mestiere fa la psicologa. Ma che effetto psicologico ha su una famiglia o su un capofamiglia o su un anziano quando arrivano queste cartelle a mo' di ghigliottina senza che il cittadino è preparato? Sa che ci sono stati dei suicidi o degli arresti di gente che è andata là ed ha avuto esplosioni di violenza e di rabbia dopo aver ricevuto le cartelle esattoriali? Beh, immaginabile la rabbia di colui che riceve senza aspettarselo comunque un pagamento del genere. Insomma, le persone oggi come oggi comunque vivono nel benessere, gran parte delle persone fanno fatica anche ad arrivare a fine mese, quindi ritrovarsi dall'oggi al domani a dover pagare comunque una tassa così importante porta sicuramente o a uno stato d'ansia eccessivo, quindi a scoppi di rabbia, oppure alla depressione e quindi nei casi più estremi anche alla ricerca del suicidio come evitamento comunque al pagamento. Ma questi sono comunque dei casi estremi. Di certo il disagio incorre in coloro che comunque non hanno grande disponibilità economica e crea sicuramente un disagio a livello ristrutturale non solo nella persona che deve pagare ma anche in tutto il contesto familiare. Quindi prevenire tutto ciò con regole e leggi sicure sarebbe ottimale. Ma un servizio psicologico d'assistenza ai meno abbienti che ricevono le cartelle esattoriali e anche un convincere l'amministrazione a una maggiore dilazione non sarebbe utile? Sì, sarebbe molto utile, però alla base ci dovrebbe essere una riorganizzazione a livello municipale e a livello comunale. Poi sicuramente un'educazione comunque anche al capire come si deve pagare e quando si deve pagare. Ovviamente la puntualità nell'inviare comunque una tassa, un pagamento è essenziale, perché uno si organizza quando arriva la luce, il gas, anche la tassa, tu cerchi di accantonare un po' di soldini per comunque incorrere in questo pagamento. Grave la situazione quando ti arriva una cosa già scaduta, che ti porta anche a dover pagare anche una tassa di mora, quindi anche un di più. La situazione è grave, ci vogliono persone preparate, persone nuove. Si avvicini, mi sa che le dovevo dare il microfono. Ah sì? Ha una voce, se può alzarla sarebbe meglio. Ma... non ho la voce di Fabio Fiesole, la mia... Beato lui. Ma sa che si dovrà far sentire molto, perché questi che obiettano che le cartelle esattoriali vanno pagate con mora anche quando vengono spedite con dolo in ritardo sono persone che gridano molto, eh. Certo. Non so se ha visto i casi di Equitalia e di Equaroma. Sì, certo, però allora la mia voce è una voce insomma abbastanza. Si dovrà far molto sentire. Sì. Il mio impegno per il municipio 1 nel caso venisse eletta sarebbe totale. Sì, ma io dico, lei riuscirebbe a cercare di mettersi in dialogo e fare da cuscinetto tra i vessati dalle cartelle esattoriali e gli enti? Certo. E le municipalizzate? Mi impegnerei comunque, sicuramente mi schiererei dalla parte comunque del cittadino. Farei in modo comunque... Alcuni invece sono con dolo, alcuni cittadini, perché non le vogliono pagare. Bisognerebbe anche fare un discrimine tra chi è vittima e chi... La tassa certo. Venga pagata, certo. Però nel caso un bollettino di pagamento ti arrivi in ritardo, non è giusto che il cittadino paghi la mora e comunque si trovi dall'oggi a domani a dover pagare una tassa che non aveva neanche immaginato di dover pagare. Quindi regole certe, il pagamento del cittadino è portato comunque a pagare le tasse, però deve avere anche dei servizi in cambio. Certo, il servizio deve essere oggi idoneo come oggi adeguato. Roma vige proprio
c'è la sporcizia, la città non funziona, buche ovunque. Sì, ma questo è generico, questo è generico. Io dico, il caso dell'AMA è un caso da cui partire, perché secondo me non bisogna affrontarli tutti quanti insieme, bisogna affrontarli uno alla volta e bene. Che ne pensa? Certo. Lo portiamo, lo affrontiamo uno e lo risolviamo. Risolto quello, si va avanti uno alla volta fino a che non c'è soluzione. È inutile fare, come dice lei, generalizzare come fanno molti. Certo. Bisogna mirare l'obiettivo, colpire l'obiettivo, risolvere il problema cittadino. La parentesi, questo è solo uno dei problemi certo. di Roma, uno, ce ne sono molti. Non so se avete saputo che a proposito di igiene pubblica, a Roma sono aumentati i casi di salmonella. Andiamo incontro all'estate. Il problema è che in questa condizione Roma non può affrontare l'estate a livello igienico. No, questa cosa è una cosa che va affrontata in emergenza e subito, non c'è più tempo da perdere e soprattutto va pure, come ho detto prima, stroncata a monte, riorganizzazione. E poi soprattutto per quello che lei diceva, il fatto della salmonella, i fumi tossici, ahimè lì si apre pure un'altra parentesi sul discorso degli extracomunitari e dei campi nomadi. Certo. Questi hanno l'abitudine di notte di bruciare non solo rifiuti, ma i vari furti di rame che si fanno nei vari... Per sciogliere la plastica e vendere il rame. Perfetto. E quello non è un fumo, altamente tossico. Diossina, quella è diossina. Diossina pura. Delle nanoparticelle molto dannose per il fisico umano, cioè lì si parla proprio rischio proprio del cancro e così via. E anche il rischio per gli operatori che vanno a... Lei tenga presente che ci sono centinaia e migliaia di operatori che servono queste persone e queste persone hanno un costo che va a gravare sempre su quella famosa Tari che arriva in ritardo e accollata ai cittadini, ma sti signori non pagano nulla, nulla, zero. Voi sapete che si fa la famosa spalmata? Cioè in pratica sui cittadini si dice che vengano spalmate le tasse, le bollette che non pagano campi rom e centri sociali. Sì. Io... Che vuole che le dica? Io su questa cosa è talmente, se non fosse una cosa seria, umoristica, cioè il cittadino sempre vessato in tutte le maniere e questi signori la fanno da padrone. Dottoressa Cacciani, ma come? Viene data gratis la corrente elettrica ai centri sociali mentre non viene dato nulla ai centri anziani? Mi sembra che le è stato detto questo fatto proprio qualche giorno fa. Io che da anni mi occupo di sociale, quindi girando anche per i centri anziani, insomma, sento da parte dei presidenti un certo malessere per quanto riguarda quel contributo comunale e municipale che equivale a poco, diciamo. E quindi purtroppo oggi come oggi Roma ospita tante volte persone dall'esterno e gli permette di vivere in modo decoroso, mentre i cittadini romani residenti nati a Roma vengono discriminati e accantonati. Qualcuno parla di qualche cartella pazza che potrebbe arrivare anche ai centri anziani, sono spaventati. Quasi stranieri in casa nostra, diciamo. Tanti sono i problemi, tanti sono da risolvere. Purtroppo noi arriviamo in un momento storico assai difficile, certo, a livello certo. politico e sociale. Anche economico, sarà molto dura nel caso fossimo eletti comunque riuscire a ristrutturare tutto, sicuramente il nostro impegno sarà il massimo. In pratica cosa è successo? Anche per i rifiuti, il commissario ha commissariato, ma l'emergenza ancora una volta viene riversata sugli eletti? Sì, sicuramente sì, però questo discorso, come dicevo poc'anzi, va affrontato. Quello dei campi rom, addirittura campi rom abusivi,
dove si sono più volte riscontrati episodi di violenza a danno dei cittadini romani, non ci scordiamo della Reggiani che dopo che è scesa da un treno, dove in una stazione dove tornava a casa per lavoro, due balordi di un campo abusivo che tutti sapevano che era là è stata oltre che stuprata, uccisa, perché noi l'incapacità del governo del comune di Roma non hanno saputo gestire questa emergenza. Beh, io una cosa la assicuro, io farò in modo e in maniera, mi batterò con i denti, con le mani, fino a fare il massimo per questo che non si ripetano più episodi del genere. Qui non si tratta di una... questa è una tratta... Ma una curiosità, ma le risorse dove vanno? Qualcuno mi dice che pure l'AMA c'è i consulenti. Sì, non solo, altro che consulenti, che parcelle che pagano, perché lei deve sapere che noi ci facciamo fare gli studi da sti, io li chiamo, come si suol dire, sti maghi del nord che vengono qui come se noi a Roma non siamo capaci, non abbiamo gli uomini, le strutture per poter fare queste cose, quindi vengono questi signori lungimiranti del nord che fanno questi piani, queste consulenze con delle parcelle molteplici zeri per fare cosa? Una cosa mi ha colpito, vi di un opuscolo, si parlava del topo salmone e della zanzara tigre, come consiglio diceva non mettete l'acqua dei vasi e attenti ai piani terra che vi entra il topo in casa. No, questa, cioè capisce? E per fare quello? È diventata una cosa barzelletta. Umoristica, quindi va affrontata seriamente, non c'è nulla da ridere perché tutte queste cose sono a danno dei cittadini che spendono centinaia di migliaia di euro per queste tasse che arrivano in ritardo con le cartelle esattoriali e poi si vedono pure essere irrisi, non tutelati e con un servizio scadente. Anche perché dell'opuscolo non sappiamo quanto sia costato, sappiamo che è stato però distribuito ovunque. Però c'è stato fatto da lungimiranti del nord, quindi è una cosa assurda. Tutti parlano, sti signori, sti vari candidati sindaci, addirittura adesso fino a ieri eravamo, com'era la parola che dicevano, romani, ladroni, una cosa del genere. Adesso escono fuori loro i paladini della vittoria che fanno a favore di Campidoglio. Non ci servono i Salvini della situazione, ci pensiamo noi a Roma. Vanno messe le persone giuste ai posti giusti. Io mi auguro che insomma un po' di più di polizia e meno fantasie, anche perché con la storia che qualche ambientalista non voleva far fare delle derattizzazioni, Roma si è un po' riempita di... Siamo invasi dai topi, non lo dico io, lo dicono i fatti. Lei se si gira qua, aspetta un quarto d'ora, mette pure un pezzo di pane lì sul marciapiede, vede che esce l'ospite a... L'ospite umano. E allora, dato che siamo a Testaccio e che abbiamo parlato dell'AMA, dopo le elezioni ci andiamo a fare una chiacchierata con Ortofaro e gli chiediamo ma perché mettete a mangiare i topi. Io vi ringrazio. Grazie. E vi auguro buona fine campagna elettorale. Vabbè, e in intervista stiamo attenti, ci fanno una multa, grazie. Certo.